Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al terzo incontro del nostro progetto A Scuola di Genere. Il tema di oggi è il contesto normativo italiano. Diamo il benvenuto a tutte le nostre classi che in questo momento ci stanno seguendo sul canale YouTube della scuola. Ai colleghi e alle colleghe che sono con noi e a tutte le persone che abbiamo scoperto essere anche numerose che si collegano da vari luoghi, soprattutto nel territorio. E oggi appunto abbiamo un ospite eccezionale che è l'onorevole Livia Turco, alla quale naturalmente diamo affettuosamente il nostro benvenuto. E come primo passo, come al solito, diamo la parola alla nostra dirigente scolastica, la professoressa Daniela Gargiulo. Buongiorno a tutti, di nuovo ben trovati. Anch'io ringrazio tutti gli alunni, i ragazzi che stanno partecipando con grande interesse, sappiamo, a questi incontri, animando i dibattiti conclusivi, insomma con grande entusiasmo, ma soprattutto continuando poi in classe, preparandosi a questi incontri e continuando in classe le riflessioni, no? Anche con i docenti che li assistono e li accompagnano in questo percorso. Perché appunto noi cerchiamo di sostanziare queste proposte che stiamo offrendo loro, appunto perpetuando l'intervento anche nelle singole classi. Anch'io sono onorata stamattina di accogliere nella nostra scuola l'onorevole Livia Turco, che insomma si è sempre, non solo ha raggiunto delle cariche istituzionali importanti, ma si è sempre battuta e quindi ha rappresentato, io le ho detto, no, adesso nel collegamento che insomma, di qualche minuto fa, nel quale ci siamo conosciute, le ho detto che per me ha rappresentato un modello, non soltanto come figura femminile, no? Che quindi è riuscita a raggiungere dei risultati e quindi può rappresentare anche per tutti i ragazzi e le ragazze un modello, ma che insomma, si è battuta per raggiungere concretamente dei risultati. E allora, ecco, io accolgo veramente onorata da questo intervento perché ritengo che bisogna, per lavorare al contrasto della violenza di genere, di cui sono sempre più frequenti, noi. Gli episodi che arrivano agli onori della cronaca, purtroppo, bisogna agire su due fronti: non soltanto la lotta per l'emancipazione dei diritti delle donne, ma, e qui è il nostro intervento come istituzione educativa e formativa, per destrutturare e ricomporre e ristrutturare la figura maschile. Quindi il nostro intervento educativo e formativo deve agire su questi due fronti e deve avere questi due obiettivi. E credo e ritengo che la Presidente possa veramente stamattina offrire un contributo significativo sia come modello che sia come persona che ha agito in concreto per sul nostro assetto normativo nazionale. Quindi veramente sono onorata. Adesso cedo la parola, ripeto, alla nostra padrona di casa, la professoressa Benatusi, che saprà essere ottima moderatrice e gestire l'intervento. Ancora grazie. Gente, eccoci qui. Allora, iniziamo ancora con qualche piccolo dettaglio pratico. Allora, innanzitutto vi volevo ricordare che al nostro progetto è collegato il concorso Resistenze, Storie di Coraggio, e che è un concorso che appunto dovrebbe proprio mobilitare le energie creative delle nostre studentesse e dei nostri studenti che sono invitati a produrre un elaborato in forma scritta o grafica o multimediale
e in questo periodo e consegnarlo ai loro coordinatori di classe entro il 10 maggio. E la giuria è estremamente ricca e all'interno della giuria ci sono alcune delle personalità che stanno partecipando a questi incontri e noi contiamo di fare entro il mese di maggio una premiazione, ci saranno dei ricchi premi, li potete vedere sul regolamento del concorso e speriamo di fare veramente di concludere questo percorso con una premiazione, un nuovo momento insieme, forse chissà in presenza, se fossimo in presenza già abbiamo l'offerta del castello di Maccarese come location per la nostra premiazione o comunque lo faremo con gli strumenti che abbiamo e quindi incoraggiamo veramente le nostre studentesse e i nostri studenti anche a elaborare qualcosa di proprio all'interno di questo percorso, non solo ad ascoltare ma anche veramente a tirar fuori le proprie risorse. E altro elemento pratico, tutte le domande, tutti gli interventi, tutte le riflessioni vanno inviate sempre in chat di Teams alla professoressa Maria Bianco, che è l'anima, posso dire, di questo progetto ed è qui, voi non la vedete, ma è qui in cabina di regia, è la vera burattinaia. E quindi lì tutte le domande che poi noi rivolgeremo all'onorevole Turco. Vorrei anche ricordare e ringraziare la professoressa Mimma Valentino, che anche ci sta sostenendo tecnicamente, tutti i colleghi, tutte le colleghe che hanno partecipato all'elaborazione di questo progetto e che ci sostengono, appunto. E infine anche la dottoressa Perroni, che in qualche modo è stata di mediazione per organizzare questo incontro specifico. E allora, questi erano i dettagli pratici. Adesso andiamo appunto al nostro tema, che è il contesto normativo italiano. E perché il contesto normativo? Perché a parte proprio l'importanza dell'informazione su questo argomento, noi abbiamo ritenuto che seguire l'evoluzione del contesto normativo volesse dire anche seguire l'evoluzione della società. E quindi, ecco, anche se forse l'argomento a alcuni dei nostri giovani può essere sembrato appena un po' ostico, veramente vi incoraggiamo all'attenzione perché vedrete che in realtà la società cambia quando cambiano le sue leggi e c'è un rapporto davvero profondo e diretto che noi a volte ci dimentichiamo. E andiamo a presentare la nostra relatrice. Ora, per noi è assolutamente inutile e anche un po' imbarazzante presentare l'onorevole Elia Turco, che come ha detto giustamente la dirigente è stata per noi e non solo una delle protagoniste della nostra vita politica, ma è stata una figura femminile di grande riferimento e di grande ispirazione per tutte noi. Però, poiché i nostri giovani sono giovani, ci limiteremo a dire qualche cosina proprio sulla sua figura. Allora, innanzitutto l'onorevole Turco è piemontese di nascita, vero? Allora, ha avuto una grande passione politica, mi pare che l'ha coinvolta fin dalla giovinezza. Ha iniziato il suo percorso a tutti i livelli, quindi consigliere comunale, regionale, no? Ha seguito proprio l'intero percorso, quindi dalle amministrazioni locali fino al Parlamento, parlamentare dal 1987 al 2013 e ministro della salute e poi ministro della solidarietà sociale. Quindi un percorso veramente emblematico di tutti gli aspetti e soprattutto molto legato appunto a questo aspetto della legislazione. Da sempre è stata per anni responsabile delle donne, da sempre il tema delle donne e dei diritti è al centro della sua azione politica. Attualmente presidente della Fondazione Iotti, con la quale appunto è coautrice di questo libro di cui poi vi daremo riferimenti, che appunto si intitola Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, e di essa edizione, e dal quale forse appunto, dalla cui ispirazione possiamo partire. E adesso diamo la parola all'onorevole Elia Turco. Grazie, mi sentite? Sì, prego. Grazie di cuore per questa bellissima opportunità.
Saluto anch'io la dottoressa Daniela Gargiulo, saluto voi, vi ringrazio per questa calorosa accoglienza, per le parole molto care che mi avete dedicato, che indubbiamente sono uno sprone a continuare. E contenta di parlare di questo tema con dei giovani studenti e studentesse. E saluto anche molto la cara amica Ferrone che mi ha messo in contatto con voi. Come è stato detto, parlare della legislazione sul tema della lotta contro la violenza sessuale significa molto parlare del tipo di società. E anticipo subito, credo in questo di essere in sintonia con voi, con l'impostazione che è stato dato a questo corso, a questo studio, che la questione violenza di genere non riguarda solo le donne, riguarda le donne e gli uomini. Anzi, più gli uomini che non le donne, perché credo che si combatterà fino in fondo la violenza di genere, la violenza degli uomini sulle donne, che come avete visto è un fenomeno molto pesante in questi ultimi mesi. Abbiamo visto uno degli effetti della pandemia è stato l'aumento dei femminicidi, quindi è qualcosa di molto presente, di molto grave. Questo richiede veramente un cambiamento della nostra cultura e richiede sicuramente una messa in discussione da parte dell'identità maschile. Quindi non è un problema delle donne, è un problema delle donne e degli uomini. Oggi forse prima ancora degli uomini. Lo dico senza colpevolizzare nessuno. Le donne, quando hanno iniziato la loro battaglia di emancipazione, hanno cominciato dal mettersi in discussione attraverso l'autocoscienza, attraverso guardare dentro se stesse. L'inizio della battaglia di emancipazione e liberazione delle donne è stata la costruzione di una nuova identità femminile, per liberarsi dagli stereotipi che aveva ingessato l'identità femminile. Noi l'abbiamo fatta questa fatica, penso che oggi la debbano fare molto gli uomini, perché il fenomeno del femminicidio, della violenza degli uomini sulle donne, è il frutto di una identità maschile che non si è ancora liberata di quello stereotipo durissimo che fa parte della storia del nostro paese, per cui il corpo femminile è considerato proprietà degli uomini, oppure una generazione di uomini che teme la libertà femminile. Quindi è molto importante questa messa in discussione per liberarsi da questi stereotipi che fanno parte della storia del nostro paese. E perché penso, e mi fa piacere dirlo a dei giovani, penso che il tema sia quello di costruire una, io la chiamo così, una nuova grammatica dei sentimenti. Che bisogna costruire una nuova relazione tra donne e uomini, trovando proprio una nuova modalità di vivere i sentimenti, di esprimerli. Quindi è una ricerca questa sulla propria identità e sulla relazione tra donne e uomini che è molto coinvolgente, che può essere molto ricca ricca nella costruzione di un nuovo umanesimo, di un nuovo modo di essere donne e uomini. Quindi vorrei che la prendeste come uno spunto non colpevolizzante, ma al contrario, come l'occasione appunto per costruire nuove relazioni tra donne e uomini, una nuova grammatica dei sentimenti, perché quello che entra in gioco è una identità maschile e femminile che si libera dagli stereotipi che sono stati storicamente imposti, per cui l'uomo è quello che comanda, le donne sono quelle che obbediscono e stanno in casa,
E tante volte le donne non sono solo vittime di questo stereotipo, a volte sono anche portatrici, quindi come vedete l'impegno è reciproco, per costruire appunto una relazione nuova. Ho detto, e qui vengo al tema, alla legislazione, vi anticipo subito che noi abbiamo, che l'Italia ha una legislazione avanzata e compiuta sul tema della lotta contro la violenza sulle donne. Soprattutto nell'ultima legislatura, quella dal 2013 al 2018, ha visto, credo non a caso perché è una legislatura con molte donne, ha visto per esempio un forte arricchimento della nostra legislazione. Quindi dal punto di vista legislativo l'Italia è un paese attrezzato. Il punto non è la mancanza o il deficit di leggi, che possono sempre essere migliorate, eccetera. Il punto è intanto l'applicazione di queste leggi, perché noi siamo il paese che ha leggi avanzate che poi non sono state applicate. Quindi l'applicazione di queste leggi. E poi il punto è davvero la battaglia culturale, e quindi importantissimo che se ne parli qui a scuola, la battaglia culturale, la battaglia sociale per sostenere le vittime di violenza e appunto l'insieme, l'applicazione dell'insieme della normativa che vi illustrerò ovviamente per capi essenziali. E vi dico subito che oggi noi siamo un paese che ha una legislazione coerente con le indicazioni europee, con le convenzioni internazionali, quindi una buona legislazione, ma che siamo arrivati a questa buona legislazione attraverso una battaglia molto molto faticosa, che ha visto un impegno straordinario delle donne, dei movimenti delle donne. Io l'ho vissuta quella stagione e posso dirvi che è stata una... Cioè le leggi che si sono ottenute sono state veramente frutto di una faticosa e impegnativa battaglia in cui le donne hanno saputo essere squadra, fare il gioco di squadra, perché si vince solo col gioco di squadra, non si vince con la forza dell'io, si vince con la forza del gioco di squadra. E il punto di partenza era un punto di partenza molto... duro. Il punto di partenza era il codice Rocco del 1930. 1930 eravamo nel periodo fascista. Il codice Rocco prevedeva nel suo insieme una concezione proprietaria, patriarcale, del rapporto tra i sessi e della famiglia stessa. Ci fu la Costituzione, come sapete, la Costituzione approvata nel 1948, una delle Costituzioni più avanzate nella storia del nostro Paese, una delle Costituzioni più avanzate nel panorama europeo, scusatemi, una delle Costituzioni a cui hanno dato un contributo importante un gruppo di donne, 21 donne costituenti, che io credo sia molto importante conoscere e riconoscere il lavoro che hanno svolto. Nella nostra Costituzione sono sanciti in modo inequivoco i valori della dignità della persona, penso all'articolo 2, il principio della eguaglianza di fatto, così come è scritto nell'articolo 3, quel mirabile articolo 3, in cui grande ruolo hanno avuto le donne perché quell'articolo 3 contenesse una eguaglianza, non soltanto un'eguaglianza di fatto, un'eguaglianza sostanziale, che si andasse al superamento delle discriminazioni voluto dalle donne, Teresa Mattei, Lina Merlin, Nilde Iotti, sono donne che facevano squadra, ma ricordo le parole di un grande eccellente costituzionalista che è anche il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
riconoscere a queste giovani donne il merito di aver scritto un articolo 3 sulla eguaglianza in modo molto avanzato. Eguaglianza di fatto e superamento delle discriminazioni di religione, di razza e anche di sesso. Devo dirvi che da persona che ha poi lavorato sulla legislazione, poter avere un riferimento nella Costituzione che facesse, che parlasse di discriminazione di sesso ci ha aiutato molto poi a una legislazione che fosse avanzata. Bene, nonostante la Costituzione, quel codice Rocco ha continuato a vivere per tanti anni nel nostro paese. E la prima occasione in cui è stato scalfito il codice medesimo per affermare una cultura più paritaria e superare la concezione proprietaria, ecco, dell'uomo sul corpo femminile, e bisogna aspettare il 1968. Noi abbiamo nel 1968 e poi nel 1969 due sentenze della Corte Costituzionale, le quali dichiaravano la illegittimità di due articoli del Codice Rocco, l'articolo 559 e 560, in tema di adulterio e concubinato. Perché fino ad allora, questa sentenza della Corte ha affermato che bisognava cancellare quei due articoli perché adulterio e concubinato, cioè se una donna aveva una relazione extraconiugale, era punita con una pena fino ad un anno e questo valeva solo per la donna, non per gli uomini. Quindi, capite che e la sentenza della Corte dice che bisogna cancellare queste norme perché recano l'impronta di un'epoca, cito la sentenza della Corte Costituzionale, un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Devo ricordare che insieme al codice Rocco esisteva ed è esistito anche qui fino al 1975, nonostante la Costituzione. Questo dimostra quanta battaglia ci è voluto per applicare la Costituzione. Quindi noi dobbiamo ringraziare coloro che hanno steso una Costituzione così avanzata come quella che abbiamo, e dobbiamo sapere che i principi costituzionali non sono stati immediatamente applicati, ma che alcuni di essi, proprio quelli relativi in particolare alla famiglia, alla relazione tra i sessi, hanno richiesto durissime battaglie, tant'è che arriviamo nel 69 a questa sentenza che è un avvio importante, e devo citarvi che insieme al codice Rocco, che era il codice penale, fino al 1975 è esistito il codice civile che regolava le relazioni all'interno della famiglia, il cosiddetto codice maritale, il quale recitava: il marito è il capo della famiglia, la moglie è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza. Il cosiddetto codice maritale, dove l'uomo era indiscutibilmente il capo della famiglia e le donne erano non soltanto subalterne, proprietà. E questo valeva anche per i figli, però. Ecco, questo codice maritale, che risale al questo codice civile, detto anche codice maritale, che risale al 1942,
è rimasto in vigore fino al 1975, quando ci fu quella grande riforma sul diritto di famiglia, che per fortuna è la riforma che, con cui noi siamo, con cui voi siete cresciuti, ma noi abbiamo combattuto per avere questa riforma. E vi faccio notare il tempo che è passato dalla Costituzione al 1975. Per quanto riguarda la legislazione contro la violenza sessuale, il tempo è ancora più grande. Bisognerà arrivare al 1996 per avere una legge che definisce lo stupro come reato contro la persona e non reato contro la morale. 1996. Ricordo quella battaglia, perché ne fui protagonista insieme a tante altre, e per arrivare però alla conquista di questa legge, che è la prima grande legge contro la violenza sessuale, ci sono voluti tanti passaggi e tante battaglie. Voglio citare un altro passaggio importante, prima della legge del 1996, che appunto ha proprio come titolo Norme contro la violenza sessuale. Prima di arrivare a questa legge è stato importante un altro passaggio, l'abrogazione del cosiddetto delitto d'onore, perché accadeva anche questo nel nostro paese, come abitudine, e cioè che una donna, quando veniva violentata e stuprata, poteva riparare a questa vergogna, che in realtà era imputata a lei, perché in genere la cultura era che se una donna veniva violentata era perché in qualche modo se l'era cercata, e quindi lei non soltanto era vittima, ma in qualche modo era complice, o in qualche modo era stata quella che aveva indotto l'uomo con i suoi comportamenti, e quindi poteva emanciparsi ricorrendo al cosiddetto matrimonio riparatore, e quindi sposando il suo violentatore. Obbrobrioso, no? Il delitto. Terribilmente vicino ai tempi, terribilmente vicino, sembra, no? Ai nostri ragazzi e ragazzi sembrerà che parliamo del Medioevo, ma attenzione alle date. Spero che siate molto attenti alle date in questo momento. Mi scusi. Questa data risale alla legge 5 agosto 1981. Quindi soltanto nel 1981 viene abrogata la norma del codice penale, norme del codice penale che prevedono la cosiddetta causa d'onore e il cosiddetto matrimonio riparatore. E quindi questa legge importantissima abroga appunto il concetto di causa d'onore, abroga l'articolo che prevede il matrimonio riparatore e aggrava le pene per chi compie violenza nei confronti dei minori. Ecco, fin dall'inizio, e questo è un dato che sottolineo, l'attenzione è stata posta non soltanto alle donne, ma ai figli, ai bambini. E questa è una costante della nostra legislazione. Questa legge, 5 agosto 1981, trasse impulso anche dal coraggio di una donna, Franca Viola, una donna che era stata stuprata e che rifiutò il matrimonio riparatore. E non c'è dubbio che questa sua denuncia ebbe un grande effetto, perché poi è molto importante che le leggi si accompagnino alla cultura, al costume. E questa sua denuncia e il sostegno che trovò nell'opinione pubblica, questa sua denuncia,
convinse il legislatore che bisognava assolutamente procedere a cancellare quelle norme. Eravamo nel 1981. Quindi viene abrogato, scusate se insisto, il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, solo nel 1981. Poi, ovviamente, cioè il nostro paese, dopo la guerra, cioè, voglio ricordare quanto sia stato importante la nascita della nostra Repubblica legata alla lotta partigiana, alla lotta antifascista, alla grande partecipazione del popolo per conquistare la libertà, per avere la democrazia, e quanto sia stato importante che in quella lotta fossero presenti le donne. Bisogna riconoscere, bisogna dire, perché questo appartiene alla storia che ci fa capire anche oggi, che la condizione delle donne in Italia era particolarmente arretrata, sia per quanto riguarda il tasso di disoccupazione femminile, sia per quanto riguarda i livelli di istruzione, sia per quanto riguarda le pesanti discriminazioni. Si pensi per esempio al lavoro in agricoltura, è esistito fino al 1964 il cosiddetto coefficiente Sarpieri, che stabiliva che, siccome le donne, era molto diffuso il lavoro agricolo, il lavoro nelle campagne, le donne erano madri e quindi facevano anche il lavoro nelle campagne, ma quel lavoro era considerato un lavoro che poteva essere svolto anche in modo gratuito, e quando era un rapporto di lavoro, vedi le braccianti, allora si stabiliva che il lavoro delle donne valeva soltanto il 60% di quello che veniva riconosciuto agli uomini. Questo è un esempio di quella arretratezza, di quelle pesanti discriminazioni. Poi la partecipazione delle donne alla resistenza e la conquista del diritto di voto, perché il diritto di voto fu una conquista, e la presenza poi delle donne in Parlamento, la presenza delle donne sindaco, ha cominciato a cambiare l'identità femminile. E poi ci fu, nel dopoguerra, soprattutto a partire dagli anni 60 e 70, il boom economico, il nostro paese è cambiato, c'è stato un grande processo di industrializzazione, come sapete, una forte scolarizzazione di massa, le donne hanno partecipato alla scuola, questo è ciò che ha fatto la differenza, il fatto che le donne erano state istituite alla scuola pubblica, sia la scuola pubblica media statale, ma al di là di questo ci fu un processo alto di scolarizzazione negli anni 60 e 70, e questo ha fatto molto la differenza. Sia l'ingresso nel lavoro sia la scolarizzazione ha emancipato molto le donne, e insieme a questo però hanno avuto un grande ruolo le associazioni femminili, i movimenti femminili, il ruolo dei partiti politici, che allora erano grandi soggetti collettivi con idee magari diverse, però erano grandi soggetti collettivi. E allora che cosa, questo per darvi il contesto, e che cosa è successo allora dopo il 1981, successe che le associazioni femminili, l'UDI, il CIF, il femminismo, che poi nacque dopo il 68, dopo il grande movimento studentesco del 68, prende inizio nel nostro paese un movimento straordinario che era appunto il femminismo, che aveva messo al centro appunto la libertà delle donne, e che aveva fatto una riflessione proprio su il corpo femminile. Lì le donne hanno riflettuto su come liberarsi dagli stereotipi, su come esercitare una propria autonomia, una propria libertà. E quindi noi abbiamo le donne che si mobilitano e costruiscono per una proposta di legge di iniziativa popolare per superare appunto l'idea dello stupro come delitto contro la morale. Era stata presentata in Parlamento una proposta di legge
da parte dei partiti laici di sinistra. Allora c'era il Partito Comunista, c'era il Partito Socialista, c'era il Partito Repubblicano, c'era il Partito Liberale, che erano i cosiddetti partiti laici, che pur diversi tra di loro, però convenivano su un'idea di libertà delle donne, di diritti civili, di laicità. A queste poi contribuì anche la cultura cattolica, seppure più, lo dico obiettivamente, cioè più restia. Poi però il Concilio Vaticano II, con la Pacem in Terris, aprì una nuova stagione anche nella Chiesa. La Chiesa conciliare fu la Chiesa che aprì molto alla valorizzazione delle donne. Quindi anche nella cultura cattolica c'era una valorizzazione del ruolo delle donne, a partire proprio, ecco, io penso che una qui, Marinella Perrone potrà dirvi delle cose eccellenti, ma qui, da partire dal Concilio Vaticano II, ci fu, con la Pacem in Terris, ci fu una cultura nuova verso le donne considerate un grande segno dei tempi. E quindi ci fu questa iniziativa, questo intreccio di iniziativa legislativa, di iniziativa popolare, quindi le donne che fanno una proposta di legge di iniziativa popolare. Voi sapete che una proposta di legge di iniziativa popolare deve raccogliere come minimo 300.000 firme per essere portate in Parlamento, e poi ha la legittimità di un testo di legge e può essere preso in esame dal Parlamento. Nel 1987 il Parlamento, ci fu in Parlamento una battaglia quasi epocale sulla legge contro la violenza sessuale. Fu approvato un testo alla Camera, poi però si arenò al Senato. Vi dirò poi il punto fondamentale del contendere. E quindi anche quella legislatura si concluse con il nulla di fatto. La legge fu approvata, la legge 15 febbraio numero 66, fu approvata nel 1996, dopo tutta questa mobilitazione, il grande seguito che aveva avuto la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'UDI, dalle associazioni femminili, dal femminismo, sostenuta anche dai partiti. E dopo che ci fu un tragico episodio di violenza, con la Santi, adesso non mi ricordo l'altro nome, scusate la stanchezza. Rosaria Lopez, la tragedia. Rosaria Lopez, ecco, che vissero, insomma, un caso clamoroso, sì, di stupro, di violenza, da parte di giovani. E questo portò poi al processo per stupro, ricordo una grande protagonista di questa battaglia sul piano, appunto, nelle aule giudiziarie, come Tina Lagostena Bassi. Stiamo ritrovando, io penso, io e molti colleghi, colleghe della mia generazione, stiamo ritrovando veramente anni, gli anni di queste grandi battaglie, grandi tragedie anche, no? Io mi ricordo, se ne parlava all'università, se ne parlava a casa, io personalmente ho fatto i banchetti per la raccolta di firme di questa legge, e ricordo le manifestazioni delle donne in fila a Roma, in mezzo Via Nazionale, ognuna col cartello "sono una persona". Scusate, mi sono permessa questa è una testimonianza molto terribile. Grazie. Penso che i suoi studenti ringrazino, perché era così. Andavamo col cartello "io sono una persona". Ecco. Una persona, l'abbiamo dovuto scrivere e siamo dovute andare, ma eravamo migliaia a Via Nazionale tante tante volte per dire "siamo persone". Quindi non è niente di scontato, nulla è scontato. E chiedo scusa. No, grazie. E arriviamo finalmente all'approvazione della legge che si chiama Norme contro la violenza sessuale.
Questa norma, questa legge fu il frutto di quella che allora chiamavamo la trasversalità femminile, nel senso che quella legge fu votata poi da tutti i gruppi parlamentari sulla base di un'azione di grande traino delle donne, di una nuova generazione di parlamentari, perché sapevamo che era un'indecenza avere una legge nel 1990 che parlasse di stupro come reato contro la morale. Quindi ci fu, come si dice, un gioco di squadra, ci si mise a lavorare insieme decidendo che assolutamente bisognava che fosse approvata, anche mettendo da parte differenze che pure esistevano all'interno delle culture, del mondo femminile, non soltanto femminile, ma anche giuridico, costituzionale. Qual è il valore? Quali sono i punti fondamentali di questa legge? Vabbè, la prima di tutto che viene definito lo stupro come reato contro la persona e quindi viene affermato con grande forza il principio della libertà personale. Questo è stato un fatto simbolico enorme. La persona e la libertà personale. Poi l'altro punto importante della norma, della legge, è che essa prevede di conseguenza punizioni severe per chi compie atti di violenza sessuale, aggravate nel caso di minori, quindi prosegue il filone appunto particolare tutela dei minori, aggravate ulteriormente se era violenza di gruppo. E il punto che aveva diviso il mondo delle donne e su cui nella legge si trova un equilibrio è il seguente: ma chi denuncia la violenza subita? Una grande parte del mondo delle donne sosteneva che, essendo il reato di violenza sessuale un reato che non riguarda soltanto la singola persona, ma che riguarda anche l'ordinata convivenza civile, e quindi essendo un reato che ha che non riguarda la singola, ma che ha appunto un impatto nella società, chiama in causa l'ordinamento sociale del paese, secondo un pensiero femminile, non solo femminile, era necessario che la denuncia avvenisse per procedibilità d'ufficio, cioè non fosse necessario che la donna che ha subito violenza andasse a denunciare, ma che, essendo così grave il reato di violenza sessuale, bisognasse che fosse procedibile d'ufficio. Questo, le sostenitrici di questo approccio mettevano in gioco i valori appunto della gravità del reato, della sua rilevanza sociale e poi del fatto che non sempre le donne avevano la forza di andare a denunciare. Perché quando si tratta di relazione tra i sessi e soprattutto quando si tratta di relazione all'interno della famiglia o anche quando si tratta di chi ha subito una violenza, andare a denunciare e poi subire il processo poteva essere a volte considerato una fatica eccessiva per le donne. E la legge trovò un equilibrio, nel senso che scelse invece la cosiddetta querela di parte, e cioè che fosse la donna a denunciare, e salvo dei casi più gravi, che la punibilità fosse la persona offesa a denunciare. Era procedibile d'ufficio quando il reato era commesso dal genitore anche adottivo nei confronti dei figli. Ma insomma il regime scelto era quello della denuncia da parte della donna. Questa
come dire, questa norma fu motivo di grande discussione, ecco, però si trovò questo equilibrio, l'equilibrio che da un lato si denunciava la gravità del reato definendolo reato contro la persona, si denunciava la gravità del reato definendolo, e si denuncia perché la legge è in vigore, poi con le modifiche che adesso vi dirò, però la legge è in vigore, con pene severe per lo stupratore, ma che la denuncia dovesse avvenire da parte delle donne. Ovviamente si pone immediatamente il problema di come le donne sono aiutate, sostenute per portare avanti la denuncia, perché, ripeto, non era facile, non è facile. E non era facile anche perché, come è stato detto benissimo dalle docenti che sono intervenute prima, non è soltanto una questione di norme, è una questione di cultura, non solo dell'opinione pubblica, ma di chi svolge i processi. È la cultura che c'è nei tribunali, è la cultura che c'è tra le forze dell'ordine. E quindi l'approvazione di questa legge e l'applicazione di questa legge, che significò una grande svolta, mise in risalto i problemi applicativi della legge. E il primo problema applicativo fu sostenere la donna che denuncia. E quindi non solo punire, ma proteggere. Vi anticipo che tutta la legislazione, che adesso noi abbiamo una legislazione che si basa su 3P: prevenire, punire e proteggere. Si è partiti con il punire, cambiando fortemente la concezione, l'idea di reato contro la violenza, considerato reato contro la persona. Scusate se insisto, ma questo è un passaggio troppo importante e non scontato, per arrivare a capire che, insomma, questa donna non soltanto doveva avere la libertà di poter denunciare, ma doveva essere accompagnata, protetta. E qui viene un'altra legge importante. La legge del 2001, numero 154, che facendo riferimento anche alle legislazioni europee, alle legislazioni di altri paesi, prevede il cosiddetto, prevede una misura a tutela delle vittime e introduce i cosiddetti ordini di protezione a vantaggio del coniuge o del convivente soggetto a maltrattamento, e l'allontanamento del familiare violento. Cioè, la legge introduce il principio che per proteggere una donna, in questo caso riguarda le violenze all'interno della famiglia, per proteggere una donna che ha subito violenza, magari dal coniuge, che il coniuge, il soggetto maltrattante, sia allontanato dalla famiglia e che la donna abbia un sostegno collegando la sua condizione alla presa in carico da parte di centri antiviolenza, ma soprattutto il concetto degli ordini di protezione a vantaggio del coniuge o del convivente del soggetto maltrattante e l'allontanamento del familiare che produce violenza. Questa è stata una misura importante di tutela. La legge che ha avuto come protagonista il ministro delle pari opportunità era Anna Finocchiaro, la senatrice Anna Finocchiaro, e la legge fu proposta.
Scusi, solo un momento. Allora, una notazione tecnica, già cominciano ad arrivare alcune domande, quindi ecco, il momento è giusto e noi andremo avanti ancora, immagino, non so, 10 minuti, una cosa del genere su questo intervento, in modo che poi avremo il tempo di porre queste domande e avviare il dibattito. Quindi incoraggio ragazzi, ragazze, docenti e mediatori a mandare domande. E devo dire anche alcune riflessioni perché diciamo tanti concetti entrano in una rete in effetti di relazioni, che questa difficoltà della denuncia e questa necessità di protezione noi la ritroviamo oggi anche sul tema della violenza domestica. Noi abbiamo incontrato appunto anche le associazioni nei precedenti incontri e così fortemente, questo è un altro degli aspetti che segna il nostro tema, cioè quindi la necessità di consentire le denunce, non solo tecnicamente con una buona legislazione, ma con una cultura che accompagni le vittime e con una cultura e con strutture che le proteggano dopo. E quindi è veramente una rete, non basta una legge. Ed è, trovo anche molto interessante questo ritorno di questa problematica dalla prima fase, cioè quella contro lo stupro, a oggi contro la violenza domestica. Quindi trovo molte somiglianze. La ringrazio veramente per questi spunti. Incoraggio tutti a intervenire, chi vuole, a intervenire in chat, perché è veramente un incontro prezioso questo per il nostro percorso. Ecco, l'esperienza ha dimostrato, quindi in questo caso una legislazione che impara dall'esperienza. L'esperienza aveva dimostrato che i fenomeni di violenza hanno molte sfaccettature, che c'è lo stupro, che c'è la violenza in famiglia e che poi c'è un'altra forma di violenza che è nota come stalking o atti persecutori. E che dunque anche questa violenza doveva essere in qualche modo sancita, riconosciuta, punita e la vittima protetta. E qui veniamo a un provvedimento legislativo del 2009 che prevede appunto questa nuova fattispecie della violenza, gli atti persecutori, che vengono così definiti. La norma sanziona la consumazione di atti persecutori che sono identificati nella reiterazione di condotte di molestia, di minaccia in danno di qualcuno, in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia, di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona che sia legata ad essa da relazione affettiva, da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. E quindi questo è un concetto importante, la molestia. La molestia, qui mi pare che la norma la descriva bene, stato di ansia, paura per la propria incolumità, per l'incolumità di un'altra persona che ti è affettivamente legata. E quindi definita questa fa nuova fattispecie, quindi questo nuovo tipo di violenza, e quindi questo nuovo tipo di reato, gli atti persecutori, lo stalking, gli atti persecutori, si prevede anche qui forme di punizione che vanno dai 6 mesi ai 4 anni, dipende dalla gravità e dalla forma, e si prevedono anche qui ulteriori misure di protezione e di assistenza alla vittima, sia durante il processo che fuori dal processo. È molto importante il sostegno durante il processo, perché non è facile in un'aula processuale, in un ambiente per eccellenza pubblico, raccontare una cosa così privata, così intima. E quindi è molto importante il sostegno nell'ambito processuale, così come è molto importante la cultura di chi
in qualche modo celebra il processo. E quindi anche qui è la battaglia culturale, no? La battaglia culturale poi è una cosa molto concreta. E questo è una, anche qui la denuncia avviene sulla base della cosiddetta querela di parte, cioè deve essere la donna a denunciare. È prevista la procedibilità d'ufficio quando lo stalking è già stato ammonito, quindi quando il caso si ripete, allora in questo caso si può procedere d'ufficio. Procedere d'ufficio vuol dire che non necessariamente è la donna a denunciare, ma può essere un terzo, può essere una persona che ha assistito, una persona che ha saputo e che rivolge denuncia, e la denuncia, se corrisponde a quel tipo di reato, è presa in considerazione, viene poi valutata e ovviamente sarà poi la donna interessata a decidere se proseguire oppure no. E quindi abbiamo fatto un altro passo in avanti. Poi ce n'è un altro importantissimo, che in qualche modo è la cornice di tutti i nostri provvedimenti, ed è la cosiddetta Convenzione di Istanbul, che fu adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio del 2011 e che è stata recepita in Italia nel 27 giugno del 2013, è la legge 77. L'Italia è uno dei paesi che ha recepito appunto la Convenzione di Istanbul. Siamo appunto all'inizio di quella legislatura 2013-2018 che dedicherà parecchia attenzione al tema della violenza sulle donne. Viene recepita la Convenzione di Istanbul. Perché è importante la Convenzione di Istanbul? Io suggerisco di un materiale da leggere, perché a differenza delle leggi che sono un po' più ostiche, questo è un materiale importante, che anche è importante proprio anche per il suo approccio culturale. Intanto definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani fondamentali. Violazione dei diritti umani. E prende in considerazione tutte le forme di violenza subite dalle donne, violenza fisica, violenza psichica, violenza in famiglia, violenza fuori dalla famiglia. Contiene un concetto, una definizione di genere e di violenza di genere, sarà importante poi nei provvedimenti successivi, e stabilisce appunto le famose 3P, cioè dice: per occuparsi di lotta contro la violenza bisogna sempre fare agire politiche che puntino alla prevenzione, alla punizione e alla protezione. E alla protezione della vittima. Quindi noi abbiamo un efficace intervento se riusciamo a prevenire, punire, proteggere. E questa legge, la ratifica della Convenzione di Istanbul, ha poi avuto una sua traduzione concreta nella cosiddetta legge antifemminicidio, che è sempre dell'agosto 2013, numero 93, e che adesso non voglio entrare insomma nel dettaglio, però lavora sulla legge madre del 1996, no? Perché, come si dice, esistono delle leggi fondamentali che poi vengono novellate, cioè vengono arricchite, vengono cambiate. La legge fondamentale è quella del 1996, che abbiamo visto è stata arricchita di altri provvedimenti. Non si è ancora arrivati a un testo unico, secondo me bisognerà arrivare poi a un testo unico sulla violenza. Siamo a vari provvedimenti che arricchiscono e completano quello del 1996. La Convenzione di Istanbul è una tappa fondamentale perché dà un quadro e dice che tutti gli aggiustamenti legislativi devono andare nella direzione di capire la complessità del fenomeno, di prevedere norme non soltanto di punizione che c'erano già,
ma di protezione e di tutela e di prevenzione. E infatti in questa legge sul femminicidio, la legge antifemminicidio del 2013, noi abbiamo, come dire, parecchi, esistono delle aggravanti, ma soprattutto la norma, secondo me, più importante è il gratuito patrocinio che viene esteso alle vittime dei reati, di tutti i reati di violenza, gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia, le mutilazioni genitali, perché poi l'altro aspetto è quello delle mutilazioni genitali femminili, che anche questo è perseguito da un'apposita legge. Il gratuito patrocinio vuol dire una forma di protezione, soprattutto per le donne che hanno problemi a sostenere un processo e le spese processuali. Ma soprattutto l'altra importante misura contenuta in questa norma è che viene stabilito il piano nazionale antiviolenza, che con il passare del tempo, adesso non vi sto a dire tutte le tappe, però è diventato una misura ordinaria, cioè ogni 3 anni il governo italiano deve definire in accordo con le regioni e con quella bella struttura di centri antiviolenza, perché adesso noi stiamo parlando di leggi, però per fortuna nel nostro paese, anche grazie al ruolo dei movimenti e delle associazioni, è cresciuta una rete di centri antiviolenza, che tante volte sono nati dall'iniziativa spontanea delle donne. E poi hanno avuto riconoscimenti da parte dei comuni, e questo piano nazionale contro la violenza, di tipo triennale, prevede esattamente sostegni ai centri antiviolenza, perché se vogliamo davvero proteggere le donne, proteggere le vittime, che in genere sono le donne, proteggere i bambini, bisogna che ci siano strutture in grado di accogliere delle donne, di fare superare i loro traumi, di stare loro accanto, di reinserirle nel mondo del lavoro, di dare l'autonomia economica, perché tante volte la violenza è legata al fatto che le donne non hanno autonomia economica, che non denunciano perché non hanno autonomia economica. E dunque questo piano, noi abbiamo questo piano, sappiate che insieme alle misure punitive, il governo italiano ogni 3 anni deve fare questo piano antiviolenza per sostenere i centri antiviolenza, per incrementarli, e questi centri antiviolenza sono quelli che prendono in carico le donne, i minori, e cercano di fare uscire dal trauma e di essere di accompagnamento. L'altra misura importante è avvenuto, e qui voi la conoscete bene, la conosceranno bene le vostre insegnanti, nell'ambito della riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e di Formazione del luglio 2015, la legge 107, viene prevista l'educazione alla parità tra i sessi all'interno delle scuole. Credo che questa sia un'iniziativa che anche si ispira a questa norma. L'altro passaggio importante, mi avvio alla conclusione, è sempre sul piano della tutela delle donne e la tutela delle donne nei luoghi di lavoro e l'indennizzo delle vittime dei crimini violenti. E in particolare è importante che sia stato istituito un fondo per le vittime del cosiddetto femminicidio, e questo riguarda quando i crimini sono commessi in famiglia ed esistono gli orfani dei crimini di femminicidio. E dunque misure di tutela che vanno dal sostegno al processo al finanziamento di iniziative, in questo caso in genere sono orfani per crimini domestici e sono orfani di madre,
perché si presume che il padre, essendo stato il padre che ha ucciso la madre, non possa essere in grado di prendersi cura del figlio. E quindi questi orfani dei femminicidi, questi orfani dei femminicidi, devono essere tutelati. Io credo che sia una forma molto importante di tutela. E quindi, come vedete, la nostra legislazione è una legislazione molto attenta, perché è partita dal reato di stupro, è arrivata, ha codificato la fattispecie dello stalking, ha indagato molto sulle violenze in famiglia, prevedendo l'allontanamento del parente del coniuge violento, si è fatta carico e si fa carico della tutela della vittima attraverso il potenziamento dei centri antiviolenza, il sostegno nei processi attraverso il gratuito patrocinio, la tutela delle donne nei luoghi di lavoro, dove molte volte avvengono molestie, fino ad arrivare appunto a questo fondo per le vittime del femminicidio. Un fondo. E poi l'ultimo provvedimento, e ho concluso, è il cosiddetto codice rosso, che risale invece a una norma di questa legislatura. Il codice rosso che cosa fa? Il codice rosso aggrava le pene che sono commesse nei confronti dei fatti di violenza sessuale, e prevede un reato nuovo, sempre in relazione al cambiamento della società, ed è il reato connesso alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, che in qualche modo riportano immagini di atti violenti, di forme di violenza sessuale, e le diffonde. Quindi questa diffusione dei fenomeni di violenza sessuale o degli atti di violenza sessuale costituiscono un nuovo tipo di reato, una nuova fattispecie di reato, e viene fortemente punito. Quindi l'ultimo dei provvedimenti che ha corretto la legislazione iniziata nel 1996, e ne avrete sentito parlare, questo cosiddetto codice rosso, 19 luglio 2019, la legge numero 69, che sostanzialmente appunto aggrava le pene, prevede interventi procedurali per semplificare il processo, per accelerare i tempi del processo, per migliorare la tutela delle vittime, e introduce questo nuovo reato che è connesso appunto alla diffusione dei social, dei media, che sapete hanno una grande influenza nel nostro paese. E con questo provvedimento, con questo codice rosso, conclude la carrellata dei provvedimenti legislativi che hanno questa ispirazione: prevenire, proteggere, non punire, e che hanno arricchito via via la definizione appunto di violenza sessuale, prevedendo sulla base dell'esperienza, sulla base della denuncia delle donne, prevedendo le diverse modalità con cui la violenza si esplicita, e quindi definendo le varie fattispecie di violenza sessuale, quindi di reato connesso a quella fattispecie. Allora, noi ringraziamo moltissimo l'onorevole Turco di questo intervento così ricco e così di ampio respiro, che ci ha sicuramente aiutato a collegare sempre più strettamente teoria e prassi. Noi stiamo muovendoci continuamente dalla esperienza reale, concreta, abbiamo già incontrato delle associazioni, e però siamo risaliti anche alla normativa, e dalla normativa, proprio nella parte conclusiva in particolare, ritorniamo a, poi in effetti, a quella che è la prassi, a quella che è la battaglia culturale, reale, di protezione delle vittime. Quindi grazie di tutto questo. E noi abbiamo avuto diverse domande, e alcune domande sono un po' più
diciamo tecniche, un po' più precise, altre più in generale, quindi ne selezioneremo alcune perché purtroppo oggi il tempo è appunto non immenso. E allora io vorrei partire con questa domanda di un ragazzo che mi sembra molto precisa, e cioè: qual è il punto di maggiore arretratezza oggi ancora legale che riguarda la violenza di genere nel nostro paese? Cioè, dopo questo quadro così ampio, ma in realtà cosa ancora forse rimane da fare? Questo si chiede questo ragazzo, al nostro studente. Piano legislativo? Sì, ma io no. Lui dice sì, legislativo e legale. Ma sul piano legislativo, francamente, non è legale. Non saprei. Io penso che sia molto importante. C'è una commissione contro i femminicidi, istituita al Senato, una commissione permanente. Credo che sia uno strumento prezioso. E ho visto che sta monitorando molto l'applicazione di queste norme, e l'attenzione che viene posta non è tanto su correzione di norme quanto su come avvengono i processi, se le donne denunciano, che cosa succede quando le donne denunciano, come funzionano le norme di protezione. Cioè, mi pare che oggi il tema sia più il monitoraggio. Certo, quindi sì, e anche il cambiamento culturale, immagino, che sta in turno. È fondamentale. Notte. Allora, un'altra domanda, quanto la formazione scolastica contro la violenza e le discriminazioni di genere può sostituire un'educazione che a livello familiare o non è presente o invece è arretrata? Il ruolo della scuola, questo lo chiediamo anche noi docenti. Il ruolo della scuola è fondamentalissimo, la scuola è tutto. Quindi quando si ha dei bravi docenti si ha un patrimonio enorme, sappiatelo, ragazzi, la scuola è un bene preziosissimo del nostro paese, un grande bene pubblico sul quale molto investire, il ruolo degli insegnanti è straordinario. Quindi io credo che la scuola abbia una funzione fondamentale, ma la devono avere anche i genitori e la famiglia. Quindi è molto importante il sostegno alla genitorialità. Io ho sempre creduto, ero stata protagonista con una legge, il quadro sulle politiche sociali, la legge 285 sui diritti dell'infanzia, che ci fosse un sostegno alle responsabilità familiari. I genitori devono essere aiutati, sostenuti a svolgere il loro compito educativo, che in qualche modo è insostituibile. Quindi, bisogna che ci sia una forte relazione tra scuola e famiglia, però la famiglia è fondamentale e la scuola può aiutare a intercettare eventuali difficoltà familiari e a intervenire su queste, così come altri soggetti possono intervenire. Se noi fossimo un paese con una buona rete di servizi sociali, purtroppo non lo siamo, perché chissà come mai, pur essendoci una legge da 20 anni, che è appunto una legge a cui ho dedicato molte energie, la legge quadro sulle politiche sociali, la 328 del 2000, che prevedeva servizi di sostegno alle famiglie, ai bambini, agli anziani, ma in particolare il sostegno alla responsabilità familiare attraverso, per esempio, i centri per la famiglia, il mutuo aiuto delle famiglie tra di loro. Abbiamo bisogno di cose di questo tipo, abbiamo bisogno di una scuola che funzioni, abbiamo bisogno di un welfare che offra dei servizi che siano di sostegno alla normalità della vita delle famiglie. Sicuramente, grazie. Allora, un'altra domanda invece più così, di ispirazione. Quale, la leggo proprio come arriva, no? Quale eredità dovranno raccogliere le giovani donne di oggi da donne come lei, come Nilde Iotti, come Lina Merlin, le ragazze di oggi? Che ispirazione possono cogliere? Devono cogliere? Ma l'ispirazione è quella di del senso profondo della propria dignità. Il senso profondo della propria dignità
che si lega al valore dell'uguaglianza, al valore della vita, ma soprattutto, ecco, a me sta molto a cuore questa parola, dignità, la propria dignità. La dignità. Propria dignità, sì, la propria dignità di donna. Allora, ancora qualcosa riusciamo a dire. E, allora, i social, i media digitali oggi si configurano sempre di più come una delle armi preferite negli atti persecutori. Come si muove in tal senso la legislazione? La legislazione è una legge sul cosiddetto cyberbullismo e c'è questo codice rosso, questa ultima normativa, che appunto prevede che colpisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente. Sì, fatte. Allora. Quindi rinvio questa norma del codice rosso. Sì, È la benissimo. legge sul cyberbullismo. Perfetto. E allora una domanda di un ragazzo che è simmetrica alla domanda precedente delle studentesse, e quindi l'ispirazione, il modello. Un ragazzo chiede: ma i ragazzi a chi si possono ispirare? Beh, intanto se si possono ispirare alle donne, si possono ispirare a queste grandi madri costituenti, alle donne che hanno fatto le battaglie, alle loro madri. Cioè, io credo che Sì. sia molto importante che i ragazzi imparino a riconoscere le madri, sia le madri che devono molto, sia le madri della scuola, sia le madri politiche. Quindi, ecco, suggerirei di ispirarsi alle madri. Poi i padri che hanno fatto la loro parte, ce ne sono tanti che hanno dato l'esempio, che hanno saputo essere accanto alle donne, a partire se io devo guardare la mia storia, non posso che ringraziare un leader politico come Enrico Berlinguer, quanto è stato capace di cogliere novità del femminismo, ma quanto è riferimento proprio sul tema della dignità femminile il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quanto, oppure quanto ha saputo essere di ispirazione rispetto alle donne Papa Giovanni XXIII con la sua Pacem in Terris. Quindi ci sono riferimenti maschili diversi tra di loro, alti e diversi tra di loro. E poi ci sono anche uomini della nostra vita quotidiana Ma sì. che hanno saputo dare dei buoni esempi. Quindi, Allora, dunque c'è un tanti bravissimi padri. Ecco, io vorrei che imparassimo dei bravi padri che hanno il piacere di essere padri. Quei padri che usano i congedi parentali, una grande misura contro la violenza sessuale, sono i congedi parentali. Perché sei papà, cioè sei un bambino, cresce. Lo dico anche per esperienza personale. Mio marito non c'erano i congedi parentali, ma essendo io impegnata in politica, e poi perché aveva il piacere di essere padre, non c'era ancora, ma ha preso il congedo parentale. Quando un bambino cresce, avendo accanto la figura materna, che si prende cura di lui e contemporaneamente va a lavorare. E c'è una figura paterna che certamente va a lavorare nel mercato, fuori, ma contemporaneamente si prende cura di lui. E quindi gli cambia i pannolini, lo porta a passeggio, lo porta a fare la passeggiata, gli dà da mangiare, lo cura quando è, cioè svolge quel lavoro di cura. Beh, quel bambino cresce avendo sicuramente libero dagli stereotipi per cui la donna è quella che svolge il lavoro di cura ed è meno importante perché sta in casa e l'uomo è quello che svolge il lavoro professionale, sta nella dimensione pubblica e dunque è più importante ed è esonerato dal lavoro di cura. Quindi io credo che una grande misura sia quella dei congedi parentali.
È vero. Papà e mamma che crescono i bambini alla pari. Sì, sicuramente. E quindi la vera rivoluzione parte dalla nostra vita e dalle nostre famiglie. Allora, cominciamo a avviarci verso la conclusione. Innanzitutto sono arrivati molti ringraziamenti da parte di molte classi e molte classi hanno in particolare sottolineato come, tecnicamente sempre precisi, come si sia trattato di questo incontro di oggi, una bella lezione di educazione civica. E visto che abbiamo anche questa nuova materia quest'anno. E quindi grazie per questa bella lezione di educazione civica. Noi invece vogliamo ricordare, anzi annunciare, che quest'anno in modo particolare abbiamo proprio previsto un approfondimento su donne costituenti, sulle donne che hanno scritto la Costituzione, e che questo incontro si svolgerà ad aprile. E noi adesso annunciamo anche i nostri passi futuri, noi continuiamo con questi incontri anche che hanno al centro delle donne protagoniste, delle donne che hanno fatto la politica, la legislazione, la normativa, perché appunto anche una storia di resistenza, di coraggio, di gesti forti, e quindi accanto, dopo aver avuto, abbiamo aperto con l'onorevole Turco e proseguiremo la prossima settimana incontrando la senatrice Monica Cirinnà. Quindi volevo annunciare per il 18 febbraio anche questo incontro. E poi, mi raccomando, lavoriamo tutti anche per il concorso. Allora, noi del Leonardo da Vinci, la dirigente scolastica, ancora ringraziamo molto per la disponibilità del suo tempo, onorevole Turco, per la ricchezza dei suoi spunti e anche per l'emozione che ci ha dato incontrarla anche proprio come personaggio, effettivamente come simbolo di stagioni anche così importanti per la nostra storia. Grazie di cuore, veramente un grande abbraccio e grazie, mi avete dato una grazie a lei. Bella opportunità. Speriamo di ritrovarci ancora e di poterla avere ancora ospite, magari in un'aula vera una volta. Magari, sì. Magari quando torneremo di poterla avere in presenza, come diciamo oggi. Ancora complimenti per il vostro lavoro. Grazie, grazie. Anche noi continuiamo a seguire e a seguire la Fondazione Iotti per quello che sta portando avanti di importante. Arrivederci e grazie a tutti, grazie ai ragazzi, alle ragazze che hanno seguito, grazie ancora ai colleghi che ci aiutano nelle classi a tenere le connessioni e a portare avanti questo progetto. Arrivederci. Arrivederci, onorevole Turca.